Che caldo, Fili! Che caldo! Ah! Benvenuti a Dez Italia! Benvenuti a Dez Italia, tempo di lasciare la città ormai con questo caldo, nostalgia dei tempi della scuola, 3 mesi di vacanze, anche da voi era così? Noi scandinavi eravamo un po' più morigerati, 10 settimane, ma avevamo anche il sole di Ah, notte. tempo di mare, di Ma spiaggia e di hai ombrellone! già le pinne! Ah, certo, io così, da Ma fine... pinne, spiaggia, ma che scelta banale! D'estate devi andare in montagna. No, la montagna mi piace d'inverno, d'estate no, no, mi fa malinconia. Poi, insomma, come la maggior parte degli italiani, il 53% degli italiani vanno al mare, scelgono il mare. Ma che malinconia, la spiaggia, tutta questa gente che urlano, che sudano, la crema si appiccica alla sabbia, le persone che giocano a racchettone ti arriva in No, no, assolutamente no. Io vado in montagna, faccio delle belle passeggiate, respiro aria buona, mangio bene e mi rilasso. Magari sulle Dolomiti che dal 2009 sono diventati patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le Ah, Dolomiti non si non vedo l'ora. toccano, patrimonio dell'UNESCO certo, ma sai quante bandiere blu ci sono sulle nostre spiagge? Quante bandiere blu? 246, 246. Comunque ti convincerò a casa, cara Filippa. Ciao, 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 ciao mare. Te la ricordi? La canzone? Casadei, Casadei. Casadei, certo, compie 40 anni, andrò lì, andrò in Romagna, incontrerò i Casadei e poi Vincenzo Salemme, parleremo con... E poi Capri, a Capri, a Capri. Con il maestro Leo Sanfelice. Ah, Che quanto bello, che mare. bello, che bello. Guarda Alice, ho capito dove vai tu, ho capito tutti quelli che incontrerai, però guarda che sostiene la mia teoria, che in montagna si mettono gli occhiali da Ma sole per dai, ripararsi, è un eh? tipo da spiaggia, gli occhiali da sole, quella sta guardando il mare. Ma no, Pino, ti convincerò che di malinconico in montagna non c'è niente. Ci si diverte e si possono vedere anche le fate. Poi avrò qui nel loft di Dez Italia un alpinista, uno scrittore, un grande attore, Giuseppe Cederna. Cederna, mi Sì. piace, Salemme, mi piace, mi piacciono gli attori, mi piace anche Alice. Ma guarda che mi stai facendo. Toglieli, dai! Tutti al mare, Dai, tutti troppo al presto per mettere le mare. pinne! Con Pino! le pinne, i fucili Pino Pinna! e gli occhiali. Oh. Ah. Sigla. Non stupidevi se sono vestita così, perché ho ricevuto un invito per andare alla festa delle fate sul lago di Garda. E allora, per arrivare in tempo, devo fare una magia. Allora, mi concentro. Pino è partito per il mare. Io in montagna alla festa delle fate devo andare. Bibidi bobidi bu, portami sul Garda proprio tu! La magia non ha funzionato. Però a Garda, sul lago, in un contesto magico, con le montagne che si riflettono su questo meraviglioso lago, gli elfi e le fate si sono incontrati veramente. Non ci credete? Guardate questo. Festa delle Fate, edizione 2012, è il quinto anno di questo evento fantasy, caratterizzato da spettacolo, effettivamente fantasy con spettacolo di bolle, illusionismo. Poi abbiamo anche stand artigianali legati al fantasy, autori, massimi saggisti europei per quanto riguarda Tolkien e soprattutto tantissima passione, quindi c'è tantissima gente vestita da fata, da elfo, da gnomo, c'è cioè di tutto. Tu non puoi passare! È un'ottima occasione per far conoscere un po' il mondo fantasy ai turisti e anche alle persone di Garda e Verona che vengono sempre sabato sera a fare una passeggiata. È un genere fantasioso, quindi ben venga, perché se mi manca un po' di fantasia a questo mondo è finita. Io sono un elfo, una principessa elfica. In occasione della festa delle fate mi sono divertita a crearmi un modeling di una fata.
Noi effettivamente abbiamo delle leggende su fate, le fade sarebbero chiamate nel veronese. Cosa abbiamo unito? Abbiamo unito la leggenda con quella che è la passione. Quindi ci vestiamo da fate, un po' una reinterpretazione delle fate, una rivisitazione nostra, e ce la viviamo, ci viviamo proprio quel che è un mondo fantastico. Diciamo che questo è il posto ideale alla fine anche per rievocarli, perché abbiamo la natura, gli alberi, questa vegetazione che ci fa un po' sognare tipo gli elfi dei boschi, per poi unirla alle ninfe del lago. Bellissima la notte, infatti avremo anche il lancio delle lanterne dei desideri, quindi è un evento molto anche suggestivo. Dai, vai! Eccola! C'è ancora fuoco! Parlando di montagne, avevamo pensato di invitare un alpinista, ma siamo state molto più fortunate perché ha accettato il nostro invito un alpinista, sì, ma anche uno scrittore e grande attore, Giuseppe Cederna. Benvenuto. Grazie. Grazie. Quando è nata la tua passione per le montagne? Ma la mia passione per le montagne nasce, credo, da sempre, perché ho degli antenati valtellinesi. E quindi ho una bellissima casa in Valtellina da cui vado da quando ho 0 anni. Devo dire che se penso a un momento in cui sono veramente felice, quando salgo in montagna, comincio ad essere stanco, perché salire in montagna uno giustamente si stanca, si respira, la mente, i pensieri si diradano, e quando tu stai per arrivare a un passo e pensi e poi vedi dall'altra parte dove c'è un'altra montagna, un altro passo, ma quel momento è una felicità pura, assoluta, senza motivo, come dovrebbe essere certe volte alcuni momenti della vita. Che non ti capita al mare però? Che mi capita meno, anche se, beh, possiamo dirlo, dopo il film che ho fatto, a volte delle esperienze della vita che potrebbero essere solo di lavoro, in realtà si trasformano in esperienze umane profonde. Essere stato con la fortuna, con quel gruppo straordinario di attori, con quel film, la fortuna... Sto parlando di Mediterraneo, di stare in quell'isola così dimenticata da tutti, un piccolo pezzetto di Europa, dove finisce o inizia l'Europa, davanti alla Turchia, per 2 mesi mi ha legato profondamente a quell'isola, ma anche al Mediterraneo. Quindi ho cominciato a studiare, a tornarci, e per esempio io amo la montagna, ma... diciamo, se ho la fortuna e posso farlo, ogni anno almeno 2 settimane o 10 giorni cerco di andare in un'isola greca. Sì, anche se io ho una foto di te in un'isola greca dove sei sulla montagna con la neve, quindi comunque vai a cercare la montagna anche lì. E certo, sono appena stato a Creta. Creta è un'isola montagnosissima, ci sono 3 catene di montagne enormi e poi c'è la montagna di Zeus. E su quello che vedevamo dalle spiagge, cioè queste pennellate bianche un po' assurde, cioè, ma cos'è, neve? No, c'è uno sbaglio, non è possibile che qua fa 40 gradi e lassù c'è la neve. C'era la neve, ho camminato sulla neve ed ero felice di stare in montagna, ma vedere giù il mare è questa me. Quindi a volte nei viaggi capitano delle cose bellissime. Parlando del libro, uno dei tuoi libri si chiama Ticino, le voci del fiume, questo qua. Ma che colonna sonora ha una vacanza in montagna? Una vacanza in montagna per me adesso, da molti anni, ho scoperto che ha una colonna sonora liquida, cioè di acqua che scorre, perché mi sono accorto che tutti i viaggi più importanti della mia vita hanno un fiume come compagno di viaggio, forse seguono o sono seguiti dall'acqua. Quello che mi colpisce è che questo libro mi ha colpito, perché ogni viaggio mi porta delle persone che non ci sono più, come se l'acqua in qualche modo portasse per esempio mio padre o alcune persone che non ci sono, ma che attraverso la scrittura sono vivissime, e attraverso il Ticino sono arrivate. Non immaginavo mai di scrivere questo libro e le cose che ho scritto. Adesso ti porterò in un posto dopo i suoni della natura, arriviamo appunto alle voci umane. Adesso voglio portare tutti noi in Valpusteria, dove tra le profonde vallate, immensi boschi di coniferi e anche le imponenti vette alpine si è svolto il Festival Internazionale del Canto Corale. Jägensiswa,
siamo a Villa Bassa, che è una delle 5 località dell'Alta Pusteria. Siamo al Kurpark, che nasce come parco giochi, ma noi lo stiamo utilizzando come sede di uno dei 65 concerti che caratterizzano il Festival di Canto Corale Alta Pusteria, che è giunto quest'anno alla 15ª edizione. È una manifestazione in cui i cori provengono da tutte le parti del mondo. Che hanno una radice popolare, il canto anche nelle forme semplici ha una grossa valenza espressiva. Questo festival è espressione anche della nostra cultura, perché noi siamo in fondo per storia e per tradizione una popolazione di montagna, e in tutte queste zone la cultura popolare ovviamente è molto sentita da sempre. Chariot to see my Lord, ride in the chariot to see my Lord. Love our Lord, love Gera. E che le lame cacche, poi sei chi a che, sono il padru. Siamo una quindicina di ragazze, signore, chiamiamo il canto, non siamo professioniste, siamo solo cantanti amatoriali. Vengo anch'io, no tu no! Vengo anch'io, no tu no! Ma perché? Perché no? Tuo padre, Giuseppe, è un valtellinese doc, come hai detto prima, Antonio Cederna, grande giornalista e intellettuale, era anche un ambientalista ante litteram, perché lui ha partecipato a tantissime campagne sociali per sensibilizzare l'opinione pubblica su tutto ciò che riguardava la conservazione del territorio. Insomma, faceva il lavoro che poi, a partire dagli anni 70, viene svolto dal FAI. Tu che ricordi hai? Eri un ragazzino, un bambino all'epoca. Che ricordi hai di tuo padre e del lavoro che ha svolto lui? Beh, diciamo che ho un ricordo di una persona che scriveva sempre e che combatteva sempre appunto per la difesa del patrimonio artistico e naturale dell'Italia, insomma, che scriveva di quello che lui in qualche modo sapeva. Lui era un giornalista, come si dice, parziale, cioè lui prendeva posizione. Avevi scritto qualcosa? Sì, perché appunto in questo viaggio sul Ticino, come anche negli altri viaggi, mio padre viene sempre fuori in qualche modo, anche lui attraverso il fiume mi parla, e allora mi sono immaginato di incontrarlo e appunto di rileggere alcune cose che lui aveva scritto. Un parco nazionale è un parco nazionale, come una stazione ferroviaria è una stazione ferroviaria, o si attua in esso, sovrana, la conservazione della natura, della fauna, della flora, del paesaggio, o lo si degrada senza riparo e se ne annulla la funzione, perché le cose cambiano, non c'è che continuare a battersi, e noi nel nostro piccolo continueremo. Vai! E vai, esatto, immergersi nella natura, e fare, certo, l'esperienza della natura, se no è difficile anche capire l'amore che si prova per la natura. Quindi andate in montagna. Andate in montagna, e questo è un messaggio difficile da comunicare al mio socio Pino, che quando si parla di vacanze, di montagna, non vuole proprio sentire parlare, gli viene una malinconia incredibile. Quindi lui si è prenotato in viaggio sulla Riviera Romagnola, voleva incontrare Raul Casadei e chissà se non starà ballando già un liscio adesso. Vabbè, in questo momento. Pino. Cara Filippa, ti ho portato a Gatteo, Riviera Romagnola. Stanotte qui si celebra la Notte Rosa, 110 km di costa che si tingono di rosa, di musica, di concerti, di allegria. Ma è la voce di Raul? Di Raul Casadei? Sì, perché oggi è il compleanno di questa canzone che ha conquistato l'Italia intera. Ciao Mare, cantata nel 1972, scritta e interpretata da Raul Casadei.
Ma io lo vado a cercare. Raul? 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 Si sdraiava, si bruciava sotto il sole, si assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao, 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 ciao mare. Profumo del mare, ma anche il profumo del verde, il profumo delle pesche, dovrebbe essere da queste parti. Raul? Raul? Oh, chi è? Raul, ecco, sono Pino. Tu sei la mia simpatia. Lui? Simpatia. Ciao, Pino. Come Casa stai? Dei. Bentornato in Romagna. Ma sì, più no. Che altro, bentornato... No, ma questo è no, un orto ti vero. Ti voglio far vedere, guarda, guarda questi trioli, guarda. Guarda, guarda che roba, guarda. Guarda, melanzane, guarda che roba. Ma tutto al naturale, insalata senza veleni. Questa è tutta roba tua. Pomodori rossi puri. Io prima ti ho cercato sulla spiaggia perché mi hanno detto che tu a mezzogiorno in bicicletta con un canestro pieno di cose buone da mangiare vai verso il mare e sulla spiaggia si raduna tutta la famiglia Casadei, esatto. E mangiate i prodotti del vostro orto, il pesce pescato, l'olio. Beh, tutti i giorni, da maggio fino a settembre. Hai dimenticato solo di dire che mia moglie viene in bicicletta con me, la carico sulla canna come si faceva una volta. Casadei, abbiamo ascoltato Ciao Mare, una festa importante, 40 anni, nel 72 hai scritto questa canzone. Sono stato uno spot ambulante per anni e anni in giro per l'Italia. Della Riviera Romagnola, Romagnola. Sei tu, è il biglietto da visita. Beh, poi tu insomma hai inventato la parola liscio, il liscio è nato con te. Cioè, insomma, vi viene voglia di... bisognerebbe avere del tempo per raccontare la storia di Raul Casadei, della famiglia Casadei, perché prima di lui nel 1928 inizia. C'era mio zio, lo secondo. Zio, lo zio. E adesso c'è Mirko, quindi la storia continua. Ce n'hai una nel cuore fra Romagna mia, Romagna capitale? Di canzoni? Guarda, la più bella è Romagna capitale perché parla di questa Romagna degli anni 2000, non della Romagna di una volta. Le parole dicono Romagna capitale, Romagna ballerina, perché qui tutti ballano, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, una Romagna positiva, Romagna appassionata, sai cosa vuol dire appassionata? Appassionata. Ti specchi nel tuo mar, Romagna capitale, Romagna superstar, è la nostra Romagna! Vado da Mirko, verso il mare, no? Ciao, è un ciao, piacere averti avuto qua, ciao! A ciao a tutti, ciao! Raul produce due capolavori, Ciao Mare e Mirko. Mirko. Beh, no, dai. Ciao Pino, non esagerare. Vabbè, ma è sempre, ma insomma, in televisione comunque, è bello. È stato un anno importante, tra l'altro quest'anno Ciao Mare compie 40 anni. E siamo qui per questo. E anch'io purtroppo compio 40 anni. Certo, perché quindi, avete la stessa, doppio, doppio compleanno. 40 e 40, 80, mentre l'orchestra Casadei ha 84. Più di 80, perché è nata nel 1928, grazie al mio prozio, la prima generazione, quella di secondo Casadei. Occhi dolci per gli amici miei, da rendermi la vita complicata. Io sono con... Invece le immagini che abbiamo appena visto di questo video è il tuo ultimo... Questo, sì, Babalù. È Babalù. Babalù è una divinità dell'amore, è un po' anche l'italiano, no? Che crede forse di essere una divinità dell'amore, è un po' un Babalù, vuol dire un po' in romagnolo, vuol dire un po' un patacca, un po' uno scemotto, un po' scherza, ride su tutto. Beh sì, a Roma si dice Babalù. Babaleo, no? Questa è la mossa, guarda, Babalù. Babalù. Senti Mirko, tu sei nato al mare. Io sono nato a Rimini, quindi sono nato proprio qui al mare e il mare ce l'ho nel cuore, ce l'ho nell'anima. C'è una canzone di Raul che dice la mia casa è il mare, la mia musica è il vento e la mia religione sono le persone a cui voglio bene. E adesso dove vado? Vado a prepararmi per la notte rosa. C'è la notte rosa. Chi mi consigli di incontrare? Se hai bisogno di consigli c'è Carolina. Carolina, dove la trovo Carolina? È là, guarda, là, vedi, guarda là. Guarda! Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, secondo Casadei 1928. Più di 84 anni di storia questa orchestra Casadei. Carolina Casadei mi ha mandato da te Mirko. Mister Pino Strabioli. Allora Carolina, siamo qui sulla rotonda Casadei. Sì, parli così perché hai saputo che c'è Kid Creole con le Coconut questa sera per i 40 anni di Ciao Mare, vero? Notte rosa, esatto. Tutto si tinge di rosa. 110 km di costa tutta illuminata di rosa. I monumenti illuminati di rosa, la gente vestita in tinta, biciclette rosa, spettacoli in rosa, anche Kid Creole rigorosamente in rosa. Io verrò così, insomma, tutto al più posso cambiarmi la camicia, avrò una maglietta. Cioè, non ti metti niente di rosa? Non ho niente di rosa. Ci ho pensato io perché me l'immaginavo.
Guarda cosa ti ho portato. Guarda che meraviglia. Ah, oh, questo. Beh, e poi c'è anche questa che la mettiamo qui per non essere banali. Notte rosa, 40 anni. Il Capodanno dell'estate. Insegnami due passi che non so ballare. Ti tolgo le scarpe. Ti togli le scarpe, Carolina. Ti tolgo le scarpe rosa. Vai. Il Walzer. Ciao. Ciao. Sulla testa. Ciao. Mare. E poi la mazurka si salta. La mazurka di periferia. Va bene, possiamo andare alla notte rosa, siamo pronti. Anche voi dai, con la mano. Ciao, ciao, ciao mare. Guarda un po' di luce sulla gente. Ciao, 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 ciao mare. Ciao, 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 ciao. Bentornati da Zitalia, sono in compagnia di Giuseppe Cederna per parlare del fascino della montagna. Qui ho un altro tuo libro, Il Grande Viaggio, in cui racconti la tua esperienza indiana, un percorso verso le sorgenti del Gange fino alle pendici dell'Himalaya. Qual è la suggestione più grande che ti hanno regalato quelle montagne? Beh, diciamo che questo qua è stato uno dei viaggi più importanti perché si è appunto... Non è un caso che si è trasformato in libro, io volevo andare appunto a vedere le sorgenti della madre di tutti i fiumi e vedere le grandi montagne. Ci sono andato e questo viaggio è stato un viaggio non solo bellissimo, meraviglioso per una serie di coincidenze straordinarie, ma diciamo che è stato un viaggio che mi ha insegnato ad accettare la vita pienamente. Mi ha detto delle cose che nessun altro prima mi aveva detto. Ed è stato un viaggio anche molto doloroso perché dall'estasi meravigliosa, dalla vita più piena che potevo immaginare, dove io mi sono sentito più felice del mondo, improvvisamente ho appreso una notizia molto tragica e dolorosa. La guida con cui stavamo, le sorgenti, le confluenze, un luogo molto sacro per gli indù, per gli indiani, molto importante, in qualche modo ci ha... Insomma, lì ho saputo che era una mia amica carissima che doveva venire con noi, non c'era più, e che quindi forse il senso di quel viaggio era stato proprio andare lì, trovarci lì e sapere da mia madre al telefono che quella mia amica non ci sarebbe stata più, che nonostante che la morte è una cosa terribile e dolorosa, lì in qualche modo ci siamo trasformati in pellegrini e sì, insomma, quel luogo ci aveva toccato profondamente, per cui è diventato un posto dove io sono continuo a tornare ogni anno ed è diventato anche un luogo di amicizie, di non dico tornare a casa perché sembra un po' banale, ma è come se certe volte tu pensi a un viaggio importante come se avessi fatto un figlio e questo viaggio figlio cresce, ogni anno ti sorprende, ti insegna delle cose e quindi non puoi più farne a meno, ci torni perché sei legato a lui per la vita. E da quell'esperienza, oltre il libro, è nata anche un'iniziativa benefica, una cosa giusta. Quello che a me è successo è che tornando in questo villaggio, insomma, mi sono reso conto che potevamo fare qualcosa per loro, con loro. E quindi quando abbiamo scoperto che si moriva ancora di parto, che e soprattutto le ragazze giovani insomma rischiavano dal punto di vista della salute, non solo la vita, ma anche insomma, abbiamo detto perché non facciamo qualcosa? E loro hanno fatto una ONG gestita dalle donne di questo villaggio e noi da questa parte del mondo abbiamo detto va bene, allora ce ne occuperemo. Quindi fare cose piccole dall'altra parte del mondo, controllarle, aiutare delle persone che in qualche modo imparano ad aiutarsi, quindi a diventare indipendenti, credo che sia quello che possiamo fare andando al mare, andando in montagna, viaggiando. Una cosa giusta, Gian Piero Bianchi, cercateci e sosteneteci, diventate dei compagni di viaggio di questa cosa. E dalle montagne indiane torniamo in Italia, torniamo dal Gange all'Adige, il secondo fiume più lungo d'Italia e la sua vallata è sempre stata considerata il passaggio, no? Tra il nord e sud Europa. Goethe addirittura l'ha definito il più bel giardino vitato d'Europa. Ovviamente non possiamo dargli torto visto tutti i bellissimi vigneti che ci sono. E proprio lì a Trento si è svolta una storica gara sulle zattere, il Palio dell'Oca. Vediamo. Il Palio è un po' la storia della città, dei nostri, diciamo,
passato, perché qua era il fiume che dove le zate portavano il materiale, portavano, diciamo, le merci. Se dovessi descrivere questa competizione con tre aggettivi, direi tenacia, agonismo e divertimento. Fanno parte di ogni equipaggio 5 zatterieri che stanno a bordo della zattera più uno che sta a terra per aiutarli a fare la prova dell'attracco. Quindi chiaramente anche il numero di persone coinvolte è piuttosto elevato. Le zattere in competizione sono 58 e quindi, insomma, è facile capire quanto sia coinvolta la città in questa cosa. Tutti nei loro costumi, rappresentanza di vari sobborghi con la loro mascotte. Devono fare 8 prove, uno deve lanciare, diciamo, attraccare, fare il lancio delle freccette, pescare delle trotte, poi scendere e buttare l'occhetta di plastica nel cesto, arrivare dove c'è una grande oca sul fiume, là appoggiata, e mettere l'anello. Poi arrivando qua al ponte di San Lorenzo, dove c'è l'arrivo, e qua devono suonare la sirena e poi arrivano e poi c'è l'attracco finale. Sfida che gli zatterieri fanno contro la natura, contro il fiume che a volte è più tranquillo, altre volte scorre più velocemente. Noi parliamo di gente di montagna e portiamo in questa competizione un po' la forza, la volontà di stare vicino alla natura e di lottare sempre, perché è vero che non andiamo controcorrente, però insomma, per poter pilotare una zattera su questo fiume, un po' di forza, un po' di capacità ci vogliono. Parlando di vette, tu ne hai raggiunte diverse, anche metaforicamente parlando, che abbiamo accennato prima la tua partecipazione al Colossal Americano 9. Dove c'erano tantissimi star di Hollywood. Ci puoi svelare qualche aneddoto? Beh, guarda, innanzitutto anche questo è un viaggio, assolutamente, un viaggio nel cinema, ma soprattutto nella vita. Che cosa succede nella testa di un attore che in qualche modo si sente come una specie di inviato speciale che registra i dialoghi con il suo personaggio, come si rapporta con le star, che cos'è questa gerarchia che c'è? Quindi, se volete sapere che cosa succede nell'anima di un attore curioso, viaggiatore, che come funziona un set, quali sono i terrori, le paure e invece le fascinazioni, beh, guarda, potrebbe essere una specie di viaggio di Gulliver, tra Viaggi di Gulliver e Hollywood Party di Giuseppe Cederna, cioè di un attore che si capisce che è l'ultima ruota del carro in un film hollywoodiano che poi è andato malissimo. Guarda, mi sono successe delle cose che neanche a Peter Sellers su... No, ma una cosa, dai, guarda, raccontaci qualcosa. Una per tutte, il mio incontro con Nicole Kidman, sì, che apparentemente è beh, più alta di te, o insomma, certo, alta come te, quindi io cercavo sempre di starle lontano, oppure di far finta di essere un po' più alto. E quindi guardare dal buco serratura questo mondo, vi farei Penelope Cruz, l'avevo vista il giorno prima con il film di Woody Allen, stava lì. Sembra simpaticissima davanti lei. A me, molto simpatica, che ballava, che scendeva mezza nuda su una tenda rosa. Insomma, secondo me vi fate un sacco di risate a leggere questo. Ho fatto di risate. Io lo leggerò sicuramente. Alla faccia mia, però. Ma senti, dove ti vediamo prossimamente? Prossimamente mi vedrete al campo base di una grande montagna, perché per Rai 1 abbiamo girato nella vallata di Innsbruck, quindi tra montagne meravigliose, dove sono stati girati moltissimi film, K2 la montagna degli italiani, cioè quella impresa epica straordinaria del 1954. Che vide una spedizione italiana in un momento difficile dell'Italia, perché era dopo la guerra, la ricostruzione, scalare una delle montagne più insidiose, più difficili del mondo, il K2. Quindi vedete montagne, imprese, coraggio, amicizia, rischio, insomma una vera e propria impresa, per cui vale la pena di essere fieri di essere italiani, qualche volta ci vuole. Quindi K2 prossimamente su la Rai 1, la montagna degli italiani, e quindi ci vediamo di nuovo sulla cima della montagna. E prima di lasciarti, ringraziarti tantissimo di aver trascorso questo tempo insieme a noi, volevo chiederti, ma per convincere Pino a tradire il mare per la montagna, cosa possiamo dirgli?
Guarda, io non credo che ci sia molto da dirgli, se non vai al mare, anche al mare rilassati, goditelo, poi se vedi una collina e vuoi magari avere un po' di fresco, sali un po' e se... Vuoi pigro, andrai in macchina. Andrai in macchina e allora siediti davanti al mare e anche che ti posso dire, stai bene, respira e ascolta. Trovare ascolta, la pace anche trova al mare, la pace anche ovviamente. Al mare. Goditela anche tu. Grazie, grazie mille Giuseppe. Grazie a voi, ciao. E noi passiamo la linea a Pino con Vincenzo Salemme. Al mare ovviamente. Grazie davvero. Grazie a te. Ci vorrebbe un tuffo, un caldo, siamo avvolti nelle fiamme. Ma abbiamo cominciato? Certo, abbiamo cominciato. Cioè, questa è già l'intervista? Questa è già l'intervista. Se inizia buonasera, così, buonasera, Vincenzo buonasera. Salemme... Eh no, perché stavo sopra a pensiero. A che pensava Salemme? Pensavo alla scenografia, perché è nuova. Lo spettacolo, signori, sta nascendo, che non c'è fase più bella, perché tu ti senti proprio come il creatore. No, senza per carità, però dire, tutto nasce da una tua pensata. Cioè. Lì ci sono le fiamme, perché il titolo dello spettacolo è Il diavolo custode, giusto? Sì, sì. Il diavolo custode, no? Perché lo vuoi dire in inglese? Yes. No, perché l'hai detto il diavolo custode. Custode. Il diavolo custode, sì, sì. Ma ti aspetta un'estate di palcoscenico anziché di mare? O di... Beh, appena finisco l'estate di palcoscenico mi dedicherò, se le cose saranno andate bene, perché quello è quando vanno male le cose, che dopo non c'hai voglia né di mare né di montagna, non c'è posto al mondo dove tu possa stare se il tuo lavoro non funziona. Ma solo le fiamme. Cioè proprio da... Ed è di questo che parla lo spettacolo. Perché... Foro Italico, per cui, lunedì. Sì, all'Arena Centrale del Foro Italico a Roma, per ma esempio, dopo domani tua, e tu hai guardato là, Foro Italico, se mi avessi indicato, guarda lì, Foro Italico, perché l'hai detto con un tono Foro Italico, guarda là, facevo hai capito? Il lancio, Foro Italico, fai il lancio 16, dopo domani, giusto? Dopo domani, oggi è il 14, fa caldo, fa caldo. Ti saluta Filippa, comunque. Ma non poteva venire Filippa, scusa. Ma come preferisce la montagna? E io preferisco il mare, tu sei nato al mare e per sono pesci, mi diciamo sei toccato così, te. E a lei è toccato Giuseppe Cederna che preferisce. Ora io non so, Filippa, ma dimmi la verità, ma mo, tra me e Giuseppe, noi è un carissimo, bravissimo attore. E il maestro, vedi che indico, il maestro San Felice, Leo San Felice, sì, ti vuol portare in crociera. Intanto parti da San maestro. Felice, poi dopo verso Natale, Filippa. Portami in crociera. Salemme, tu non sei un attore da crociera, fammi però, dire, no? Fammi vedere, quando fazzoletto. Ah, sì, scusa. Beh, perché si suda un po'. Si suda, e questa è la sette, dico, ma andate, lui... Fai vedere che c'hai, che cosa si porta appresso. A spugnette vudruc. Ma portate una truccatrice. Ma no, santo c'è, ma Sara, una trucca di... Sara. La truccatrice. E arrosto. Da con Filippa. Con Filippa. Cioè, Filippa, dovevi venire tu, ti sto dicendo, domanda, a lui con la spugnetta, no? Ma posso pulire, asciugare il sudore con la spugnetta sua? No. Che è piena di sudore suo. Sì. Mi hanno regalato un fazzoletto. Immersa nel suo mare... che frena i colpi di chi le spara al cuore. Ah, questa è una cosa che ho scritto questa per Napoli. Questa è una frase bellissima che hai scritto per la tua città, sì. Napoli. Chi nasce al mare, cos'ha di diverso rispetto agli altri? È più avvezzo alle sorprese,
dal mare come se arrivassero sempre, come dire, tutto ciò, il maltempo, il sole, tutto arriva sempre, sembra arrivare dal mare. Sembra arrivare da, da anche i visitatori, gli oppressori, qui a Napoli sono arrivati, non qui, io sto a Roma, ma sono arrivati anche dal mare. Quindi siamo più abituati alle sorprese, ci aspettiamo sempre qualcosa. Beh, e poi il mare si muove, capito? Si muove, è una volta c'era un marinaio a Bagoli che si chiamava di soprannome Cing Sich, cioè cinque seppie, ma che soprannome, forse perché ne aveva mangiate prese in un sol colpo cinque, che era vecchio. Allora c'erano dei signori di Napoli che erano andati in barca a remi e non si erano aspettati la tempesta, quindi tornarono tutti spaventati. Ah, siamo, e voi che vi credete? C'era la voce, come mare fu un'automobile, che il mare era un'automobile che la potevate governare. Certo. Ti manca il mare quando non ce l'hai sotto casa? Ma tu vivi a Roma, il mare non c'è, ti manca? No, ma il mare, quelli che dicono che gli manca, non lo conoscono. Il mare è una categoria dell'anima, non, il mare ce l'hai sempre. No? La Sardegna? Che è successo a Sardegna? Non so, ti piace, vai in Sardegna, non vai in crociera, no, ma vai in Sardegna. Ma la Sardegna, ci insomma, in voi Sardegna. VIP, voi ricchi, devo dire una cosa, però la Sardegna, Sardegna è bellissima. Andate in Sardegna a fare le vacanze. Vi faremo trovare siti pazzeschi. Ma vabbè. No, dico la Sardegna sempre quella dei VIP, degli attori, degli abbronzati. No, mai frequentata. Mai frequentata. Poi c'è una Sardegna meravigliosa che andrebbe... Vabbè, è bello pure quello che frequentano i VIP, perché non mi sono fesse, sono VIP, no? E perché non ci vai? E qui non sono VIP. E perché comunque la mia terra pure è bellissima, quindi... La Sardegna. Sotto il sole di Sardegna già mi assale quella voglia, sulla roccia di granito tu mi tocchi con un dito, ah, che brivido mi dai. Sotto il sole di Sardegna tu ti tuffi e mi abbandoni, io ti seguo come posso, i brividi addosso, ma l'acqua è fredda ormai e sotto il sole a Taormina incontrai Carmelina. Osservò, fece una smorfia e se ne andò. Ci inviti il 16? Possiamo venire io e Filippa al Foro Italico? Altro che sì, altro che sì. Se non viene, ma piglio collo, Filippa. L'angelo custode ce l'hai? No. Solo il diavolo? Ma noi siamo angeli noi stessi, ragazzi. Siamo angeli di noi stessi e ce lo dimentichiamo. Cerchiamo l'angelo al di fuori di noi, ma l'angelo è dentro di noi. È un poeta, un drammaturgo, un attore, un regista. Un bell'uomo. Un bellissimo uomo. Ora, voi mi vedete seduto, ma in piedi faccio la mia porca figura. Pubblicità. Pubblicità. Sardegna. Non dimentico. Bentornati a Dazz Italia. Allora, Pino. Allora, Fili, dimmi tutto. Hai deciso mare o montagna? Fra il dire e il fare c'è di mezzo. Il mare. E allora il mare, per la montagna c'è tempo, c'è l'inverno. È meglio che lo chiediamo al nostro ospite. Oggi è venuta a trovarci Eva Maria Kallinger, giornalista austriaca che lavora per il giornale tedesco Focus, che ha scritto anche una guida sulla Sicilia. Quindi io pensavo che potesse essere la perfetta testimonial per la montagna, ma forse invece ama il mare. No, io posso essere la perfetta testimonial per la montagna, perché invece penso che anche in estate la montagna sia magnifica. Ma certo, è magnifica, è bellissima la montagna, tanto più voi avete delle montagne fantastiche. Noi siamo confinanti e molti italiani vengono da voi. Come ci comportiamo? Che turisti siamo quando arriviamo in Austria, nella bella, verde, pulitissima, ordinata Austria? Guarda, direi che diventano ordinati anche gli italiani quando vanno, così come diventano disordinati gli austriaci quando vengono qui in Italia. No, è così. Ma invece quando vengono gli austriaci in Italia, appunto, come vengono trattati? Come sono gli italiani? Sono buoni? Sono ospitali? Sono carini? Si comportano bene? Sì, credo che non si comportano sempre bene. Credo che sono ospitali, gli austriaci amano, è il primo paese di villeggiatura ancora l'Italia per gli austriaci, però sanno anche che bisogna stare attenti, che ci sono gli imbrogli sicuramente di più che in Austria, purtroppo. Noi chiediamo sempre quali sono gli italiani famosi
all'estero, in questo caso quindi in Austria. Quali sono? Ma l'Austria è un grande paese di musica, di cultura musicale, certo. Sì, certo. Per cui naturalmente Claudia Abbado, Riccardo Muti. Oh, Muti! Hai un Muti? Io c'ho un Muti, c'ho un filmato da far vedere. Lui era anche visto quando morì Karajan, che era il nostro grandissimo Karajan, dirigente, certo, austriaco salisburghese. Lui si vedeva un pochino Muti come l'unico che potrebbe l'erede ideale di Karajan, perché certo. Karajan per noi era un mito. Dicevamo, lei diceva, dall'Austria vediamo l'Italia, guardiamo l'Italia per la sua ricchezza. In effetti noi abbiamo i 2/3 del patrimonio artistico mondiale. Però siamo, pensi, fra i 10 paesi più visitati dai turisti, noi siamo al 5º posto, dopo la Francia, gli Stati Uniti, la Cina e la Spagna. Perché? Se abbiamo i 2/3 delle bellezze mondiali. Ma perché non vengono abbastanza considerato dall'Italia, per cui va anche fatto troppo poco per sfruttare questo patrimonio. Se lei pensa, lei ha detto della Sicilia. La Sicilia è l'isola più bella del Mediterraneo, che ogni scuola dovrebbe visitare, cultura fenicia, greca, romana, eppure lo stesso gli italiani non lo apprezzano, non fanno abbastanza pubblicità. Ho letto in un piccolo articolo che sarà riaperta Villa Armerina. Ma queste devono essere cose pubblicizzate. Credo che l'Italia qui faccia un peccato mortale. Lei si è innamorata però dell'Italia, è qui da più di 40 anni. Cosa, esatto, ha pensato la prima volta che ha toccato terra proprio in Italia, la prima volta che è venuta? Devo dire, venendo da un paese e da una cultura anche di famiglia abbastanza severa, mi è piaciuta questa libertà che qui si respirava, assolutamente. Anche questa gentilezza, che soprattutto 40 anni fa ci fu molto di più in Italia e molto di meno ancora nei paesi nordici. Oggi invece anche nei paesi nordici si trova molta gentilezza e forse anzi un poco meno qui in Italia, che però penso che siano le preoccupazioni che le persone hanno. Le manca la bellezza del suo lago, dei suoi laghi così puliti, di quell'incontaminato verde? Mi manca, sì, vorrei... Io vado spesso in Umbria, dove c'è un splendido lago che è il lago di Trasimeno, e in mezzo a splendidi olive, un posto meraviglioso. Però devo dire, mi fa male vedere come l'acqua viene tenuta lì male. Se lei va in Austria, lei ha le acque che sembrano degli specchi d'acqua di vasca. E posso solo raccontarvi un episodio quando io ero piccola, per cui molti, molti anni fa. E già fu vietato che andassero le barche a motore sui laghi, perché inquinano. Qualche anno dopo fu in una cintura intorno ai laghi fu vietato di concimare, perché il concime porta dell'inquinamento nell'acqua. Dovrebbero essere regole per tutti per mantenersi il proprio lago bello come era. Impareremo mai queste regole? Ma certo, te? Basta applicarsi tutti insieme e cambiamo tutto. Ma lei si sente più italiana o più austriaca? Dov'è casa? Quando dice vado a casa? Non dico mai vado a casa, mi sento europea, mi sento sì austriaca. Io credo che la propria cultura, la propria lingua, tutto quello che ti fu insegnato quando eri piccolo è la parte portante di una persona. Quanto è bella la Filippa? Ma cosa bellissima. C'entra questo? Ogni tanto ti guardo e lo penso. Mandiamo questa bella cartolina invece del suo paese, dall'Austria, e guardiamola insieme. Io e te a Vienna. A sentire la musica. Che musica. Che bello, Pino. Guarda il movimento del mare, il rumore del mare. Bellissima la Romagna, È bellissima, sì, la Romagna ti aspettano i Casadei. Sì, mi piace, però
io voglio continuare a spingerti verso la montagna. So che sei un pigro, so che non ti piace muoverti, non ti piacciono le passeggiate, però magari ti posso convincere con il cibo. Con il cibo. Ho pensato a regalarti questo cesto da picnic, così puoi mangiare al fresco. Oh, ma Filippa, questo è il giochino delle bambole di tua figlia. Ma così fai anche la dieta, no? L'hai rubata tua figlia, tieni. Come ti sta il mio cappello? Cappello di paglia, al mare, delle passeggiate. Ai, Filippa. Come va? Bellissima, bellissima. Allora, io ti convincerò ad andare al mare. Il mare ti rapirà, ti conquisterà, ti sconvolgerà la vita, anche perché non ci andrai da sola, ci vai con un uomo fantastico. Chi? Col maestro Leo Sanfelice. Il maestrino? Sì, e lo sai dove ti porterà? Lo sai dove ti porterà? Dove ti porterà? Dove la porterà, maestro? La porterà? Filippo! Non mi porti mai a Capri, se batta o mina mi porti! Ti porterò a Capri con il traghetto delle 8. Ti lascerò a Capri fino al 2048. Hai detto sempre a Capri, lì ci andrò, ci resterò. Io che ti amo ti ci porterò e a Capri sì, io ti lascerò. Passeggerai e guarderai faraglioni e io in città più non ti avrò tra queste mura e ti porterò a Capri con il traghetto delle 8, ti lascerò a Capri fino al 2048. Sei contenta? A Capri! Grazie maestrino, grazie Pino. Quasi quasi mi hai venuto. Fino al 2048 starai a Capri. Sì. Non hai sentito? Ma finisce il mondo prima. No. Vabbè, grazie, quasi quasi mi è venuto voglia di andare al mare, devo dire la verità. Però boh, la montagna, il mare, mare, montagna, mare. Filippa, prima con Giuseppe Cederna parlavi di cinema, di grandi attori, allora mi piace ricordare una frase di una grande attrice che ha gli occhi come il mare, Monica Vitti. Monica Vitti, a proposito del mare, dice: con il mare ho un rapporto travolgente. Quando lo vedo muoversi, impazzire, calmarsi, cambiare colore, rotta, il mare è il mio amante. Monica Vitti, oh, bella, eh? Il mare è il mio amante. Come posso rispondere? Posso rispondere con questa citazione. Vediamo. Di Lord Byron. Ah, di Lord Byron. Chi diceva: quassù non vivo in me, ma divento una parte di ciò che mi attorna. Le alte montagne sono per me un sentimento. Che bello. Dove vai in vacanza? Al mare. E in tu? Montagna. E dove? Sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti. Che belle. Sì. Non vieni con me? Sì, poi tu vieni con me. Ti offro un caffè. Oh, grazie. Sentiamo i suggerimenti di questa settimana del Jazz Italia. 32esima edizione delle feste rinascimentali a Castel del Rio, in provincia di Bologna. Dal 13 al 15 luglio, atmosfere e fasti cinquecenteschi con un corteo storico e il palio del Birocco nella splendida cornice di Palazzo Alidosi. Dal 12 al 24 luglio a Giffoni, Valle Piana, torna il Neapolis Festival con un cast di star internazionali e nuove promesse emergenti. In cartellone Patti Smith, Pino Daniele e Caparezza. Dal 13 al 16 luglio a Barolo, in provincia di Cuneo, Collisioni, grande festa di letteratura e musica in collina. Tra gli ospiti Bob Dylan, Vinicio Capossela, Luciano Lisizzetto, Luis Sepúlveda, Niccolò Ammanniti e Boy George. A Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, assedio al castello, ricostruzione storica del terribile assedio del 1446. La battaglia viene riproposta con un suggestivo spettacolo piromusicale e a seguire una grande festa, la Notte del Fuoco. Jazz Italia vi ringrazia e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Ciao Filippa.